Wait. English only screaming. Don't speak jump, okay? But not good at English. Thank you. No! Ciao bambini, penso che mi abbiate visto perdere 4 giorni, se non 5 della mia vita, 2 video fa, nel cercare di imparare a creare i modelli delle VTuber. Sappiate che ho fatto il lavaggio del cervello a un amico marchigiano, Luca, conosciuto nel web come Mangaka96, e questa sera andremo in live con lui perché faremo il character design del suo modello da VTuber, che chissà, magari potrebbe utilizzare qualche volta in live. Quindi, sigla! Facciamo il modello da VTuber a Mangaka96. Zan zan. Perché sto orario Vegeta? Perché oggi facciamo una cosa speciale con un ospite speciale. Vi vado ad introdurre l'ospite di oggi. Ciao Peo, come stai? Allora signori, ciao. Io sono un disegnatore, un fumettista, che però non campa grazie al fumetto, come Mangaka ben sa, perché non si campa di fumetto. Però grazie sante madure. Anche un canale YouTube dove cavoleggio, diciamo così, dove mi diverto e dove ultimamente mi sono andato a incuriosire di un qualcosa che sta andando molto all'estero ed è per questo che siamo qui, ovvero le VTuber. Tu Luca, tu che hai studiato, ci sai dire cosa sono queste VTuber? Le VTuber sono questo nuovo fenomeno, queste ragazze che praticamente, anziché mostrare il loro volto, o anche ragazzi potrebbe essere, che anziché mostrare il volto, quando ad esempio fanno gameplay o giochi più vari, mostrano la loro versione anime. In 2D animato, non so come definirlo. Anziché mostrare il proprio volto, fanno questo avatar molto kawaii, molto carino, che sostituisce un volto forse non così carino, accattivante, questo non lo sappiamo, magari più carino quella vera, non lo sappiamo. E adesso io mi sono incuriosito, ho imparato a usare quel programmino e quindi oggi ho proposto a Luca, ma facciamo il tuo modello VTuber così ci fai lo scemo in live e quindi ce l'abbiamo, quindi adesso lo faremo insieme. Ovviamente io sono essendo amico di Sabrina, la Sabri, e lei avendo numeri più sostanziosi e corposi di me, e io per molto opportunisticamente, ma da amico, sfruttare il suo nome per ottenere un po' più di views, ho fatto il modello suo piuttosto che il mio barbuto colombiano che magari non tira tanto quanto lei. A few minutes later. Questo è quello che faremo con me, però lo faremo in 2 live. Oggi la parte della ciccia, la parte corposa, no? Dobbiamo decidere come sarà fatto questo modello. Il vostro impegno, l'impegno della chat sarà fondamentale, perché decideremo insieme proprio come strutturare il mio character design. C'è uno stile di un qualche anime in particolare che ti piace molto? Death Note. Dipende dove lo prendiamo. Se andiamo a prendere delle cover, i capelli sono super... Beh, io non ce l'ho, quindi easy. Qui saltiamo il problema, ok? Siamo in 2 comunque, quindi siamo nella stessa squadra. Nella gang. Gang dei pelati è molto triste come nome. Che vuoi dalla gang dei pelati? Quindi, così però sembra che il nostro leader è il fiero per eccellenza, poi è casino. Ma è già mangaka, sì, basta una pelata e 2 baffi e... Infatti questo ci aiuta moltissimo in realtà, perché la cosa che più fa impazzire poi da animare sono tutti i capelli. Questo è nonno mangaka. Guarda in your main. Tu lo sai che una volta ho incontrato Dario come fan? Quando non avevo ancora un canale YouTube, lui ovviamente è stato uno dei primissimi, e io andavo con il mio bucchino mediocre. Cosa, scusa, il mio piccolo book super mediocre in giro per il Lucca Comics cercando lavoro, e sono andato alla Shockdom di cui di Richard Frafrog, con tutto rispetto non mi interessava in quel momento, ma sapevo che Dario saluto girava sempre a Richard e Frafrog che ti seguono sempre. Salutiamo Richard e Frafrog che ci seguono sempre. Ecco Dario, a caso, che ma lui una mina vagante, cioè non è che stava buono in un banchetto, no, un banco, l'altro prendeva fumetti di qua e di là. Dario è così. Vabbè, praticamente io ero come al solito bello nascosto. Saluto Dario, Dario mi riconosce e urla ai 420. C'è Mangaka, Mangaka è qui. Panico. Poi non puoi correre a Lucca perché è un casino, quindi sono arrivato tardi a quel firmacopia. Una volta Richard HTT mi ha schiacciato un piede, ma sicuramente non ci ha fatto apposta. Richard è stato anche in questa casa, è stato qui a casa mia. L'ho invitato a mangiare giapponese quando è stato ospite qui a Fabriano. Quando mi inviti a mangiare giapponese a me? Guarda, appena finisce sto Covid noi ci vediamo, però io quasi ti direi non mangiamo giapponese. Mangiamoci un ciauscolo grosso così di casa qua, di Jenga.
cioè qualcosa proprio de marchigiano, capito? È tipo, mangaka, perché non parli mai in dialetto? Io dico tutte le volte, è difficile parlare in dialetto se non hai nessuno con cui parlare in dialetto. Ma soprattutto perché il nostro non è un bellissimo dialetto. No, cioè quando vai fuori ti dicono o che è romano... Italiano, infatti, che sono molto nell'entroterra, mi scambiano per romano. Esatto, oppure toscano a me, non so con quale senso logico. Toscano anche me l'hanno detto. Esatto, sì. Marchigiano dicono o romano o toscano perché le Marche fa parte di quei paesi non che non esistono. Però dopo il Molise le Marche non esiste. Però è difficile da soli farlo uscire. Tipo, se tu ora mi parli in dialetto, per me è più facile risponderti in dialetto. Ci vogliamo provare? Non ho capito. Se ci vogliamo provare, proviamoci. A me fa stranissimo, però ci voglio provare. Anche a me fatica uscire, devo avere anch'io le persone. Perché poi il tuo è di Fabriano, quindi sei più entroterra. È di Fabriano. Ci vogliamo provare? Ci proviamo. Proviamoci, vediamo un po' come va. Per la cuscina proviamo. Cusci proprio, vabbè. Peo, ti piace Your Name? Allora, qui parte una bella discussione, spero che non me la chiedessi. No. Anche sì, mi è piaciuto molto. E io e Giulio abbiamo la foto sulla scalinata, un po' omosessuale. Ok. Sulla scalinata in cui io sono lei e lui è lui. Quindi a me è piaciuto molto, ma soprattutto da un punto di vista di direzione artistica e fotografia. A me hanno lasciato abbastanza senza fiato. Poi nel film io trovo che ci siano momenti un po' cringe, un po' forzati, un po' strani, che però è molto giapponese, molto tipico. Fa parte della narrazione giapponese un po' da... con molto rispetto lo dico, inetti sociali. Non ti trovo d'accordo? È stato un piacere, ragazzi, avere Peo stasera con noi. Spero che la live sia piaciuta. Luca, ma secondo me ci siamo, lo so. Anche secondo me ci siamo. Bene, e ora che abbiamo finito questa live insieme al nostro caro amico Luca, senza perdere altro tempo, io farei partire della musica shonen, di quei momenti di power up che fanno capire molto impegno, e per cavoli nostri produrremo il modello 3D. A partire da ora! Bene, signori, abbiamo finito. Con questa stupida scena mi sono fatto male a una caviglia e alla testa, quindi vi prego nei commenti ditemi se ne valsa la pena. Questa sera ci ricolleghiamo col signor Mangaka 96 per fargli testare questo magico modello da VTuber. Andiamo. Ok, ti ricordi come zoomare? Ovviamente sì, mio caro amico. Piano. Vabbè. Piano. Piano. Cazzo. Come potete vedere, ha una leggera rotazione orizzontale verticale, anche appunto di inclinazione, ha un respiro automatico. Ok. Respira, si gonfiano i polmoni, se vai a vedere il dettaglio. E ha delle espressioni che vanno appunto dal triste al molto felice. Quindi per questo lavoro ci sono stati in tutto il disegno di 5 bocche diverse. Nel senso, la parte più complicata è stata sicuramente il cappello, gli occhiali. Il cappello proietta un'ombra. Se tu ruoti leggermente la testa vedrai che l'ombra si muove per fatti suoi un pochino, per dare questa sensazione di più profondità. Gli occhiali hanno una sensazione vitrea. Il naso ha un qualcosa di 3D. Se tu ruoti un pochino vedrai che la punta del naso ti dà questa sensazione di 3D. Ricordiamoci che nasce tutto da un disegno che deformandosi va a ottenere una sensazione di vago 3D, ma non è 3D. Anche gli occhi funzionano bene. Guarda come chiude bene.
Wow, tu hai degli occhi molto ben leggibili a quanto pare, a me non me li prendeva così bene. Vedete questo schermo verde sullo sfondo? Non è verde a caso, ci permette di metterci uno sfondo come lo vogliamo noi. Quando funziona il green screen, le VTuber che fanno? Si mettono nell'angolino in basso a destra come adesso Luca è, e invece di far vedere la loro faccia fanno vedere il loro modello. E il 3D del cappellino com'è, signori? Voglio sentire opinioni, perché io sul cappellino ci ho perso un giorno. Cappellino ok, sì, dai carino, dicono. Dai carino, ci accontentiamo di un dai carino decente, potevi scrivere allora. Se io sorrido sembra che lui sia proprio... Perché non c'è troppo una via di mezzo, anche nella lettura del viso. Sognante. Così. Comunque adesso l'obiettivo è quello di mettere questa roba qui nel mio programmino, così che insomma loro lo vedano. Che un giorno che non ti va di farti vedere per la facecam o che ne so, o per il meme, per quello che è, un giorno ti fai una live solo VTuber, che ne so. Di ma fare posso usarlo anche per le videochiamate, tipo se qualcuno mi invita in una sua live, posso entrare con lui? Sì, su Discord, la webcam. Gli anche dici su no. StreamYard? Sì, basta che imposti come webcam FaceRig. Allora, se un giorno che vieni invitato e magari loro dell'altro gruppo, di Dario, eccetera, non sanno nulla di questo progetto, e tu ti colleghi con questa webcam, secondo me un attimo li lasci un po' di stucco. Ne saranno sicuramente felici. Felici o cringiati non lo sappiamo. No, stupore, saranno felicissimi. Speriamo. La proposta è ce la facciamo a convincere Luca a giocare a Bloodborne? Ce la facciamo a fare tipo un goal subs, qualcosa del genere, che lo costringiamo a giocare a Bloodborne? E vi prometto che se ci gioca lo seguo in tutto il percorso con suggerimenti e tante cose. Io che l'ho completato, platinato, ho un video in cui racconto il mio percorso del platino su Bloodborne, estremo esperto del gioco, lo seguirò, ve lo prometto, ma convinciamolo. Sarebbe rotto da questa esperienza, ne uscirebbe distrutto, fatemi capire. Distrutto ne uscirei. Uno ha scritto: Luca, questo sarebbe un viaggio che ti tempererebbe. Sono perfettamente d'accordo. Cioè, per dirti, io c'ho i jumpscare su Assassin's Creed Origins di giorno. Davvero? Davvero. Ma scusa, l'ultimo film horror che hai visto qual è stato? Non ne ho mai visto uno. Non hai mai visto un film horror? No. E per questo non ti sei mai temprato. È come un bambino di 6 anni con la sua prima esperienza vagamente. Sì, cioè, non ho neanche visto, cioè, so più o meno come, ma tipo Scary Movie, qualche e pezzo. E ti ha fatto paura? Tantissima, ma poi... Scary Movie era comico! No, è horror cattivissimo. E poi c'era... Cioè, se noi adesso andassimo su YouTube e vedessimo che sono Scary Video... No. Sarebbe un problema. Lo gnomo con ascia conta come video pauroso? È uno gnomo armato di ascia. Ti metterebbe paura anche quello? O quello l'hai visto? L'ho visto, lo gnomo con ascia, però è tipo, quello è il limite. Oh no, cosa ho fatto? Beo, ho sbagliato tasto. Il disastro, sei anche Babbo Natale. No, ho tolto l'audio, ma è molto meglio così quando parlo rispetto con l'audio. Sì. Guarda Babbo Natale come sembra naturale. Oh, Babbo Natale, in basso a destra ci sono i cerchi, mi sa che lì si rimuovono, non so se col tasto destro. No! Basta! Io non voglio questo, io voglio la mia. Dove è andata la mia? Ma perché il drago? Beo, aiutami! Perché se n'è andato? Mi ha lasciato qua in balia del drago. Aspetta. Ma c'è un uomo là in fondo. Raga, ma non sto capendo niente. Hanno arrestato Peo, ma come? Ma l'hai combinato? Perché c'è un drago? È un casino, no, Peo, aiutami, rapido. Ma cosa ridi? Non capisco più niente. Ma perché c'è un drago? Ma non lo so, perché non ci sono più io. Oh, porca la miseria. Via. Gatto. Dimmi la sincera verità, ti ha messo sinceramente ansia quello? Cazzo, ma era stra in alta definizione, non me l'aspettavo. Signori, lo abbiamo perso. Questi sono altri fatti con quel programma. Guarda, sono molto questo. Arrabbiata con te. Un doggo dentro una ciotola. Questo è chiaramente il numero uno. Non c'ha rivali. Ah, prossima maratona c'è scritto. Cazzarola. Cosa sarà la prossima maratona? Quello cosa sono? I sub? Sì, il counter sub. Quindi a 500 sub prossima maratona. Esatto. Ok, 500 sub maratona Bloodborne, signori. Tutto pronto. No, ma come? Ragazzi, questo è il modello finale, definitivo. Guardate come sono bello, incredibilmente. Posso muovermi tutto. È inquietante. Come, ragazzi, è inquietante? È inquietante secondo te, Peo? No, assolutamente guarda, no. Guarda com'è felice. L'ho fatto nel modo più carino e simpatico possibile.
Questo è inquietante, ragazzi, questa roba qua. Oh, cazzo, allora. Ma da dove ha Hai fatto? rifatto il danno. No! Grazie per essere stato qua in live con me. Grazie per aver fatto questo bellissimo modello VTuber che capiremo poi insieme il modo migliore per utilizzare. È cringe parlare così con me o... Ah, boh, vediamo cosa dicono gli altri. Non è cringe, però adesso che non vedo la tua faccia, in effetti sembra molto più che sia lui a parlare.